grazie. Nino grazie, Frassica. Grazie, grazie, grazie. Hai un libro. Vita e opere e mani di Gianni, Morandi. È un libro praticamente con le parole scritto, sì, sì. E dove racconto. Scritto diciamo, da te. Io, se vuoi, se mi fate un doppio fondo musicale, La bemol ses minore. Minore, mi raccomando. Leggo uno straccio. Che storia, ragazzi, uno straccio. Uno straccio. Gianni Morandi, quanti grandi successi. Io li ho comprati tutti. Da quando c'erano i dischi in bianco e nero. Pensa. Quante erano belle le sue canzoni. Quanto sono belle le sue canzoni. Un ginocchio per te. Canzoni stonate. Fatti mandare da tua mamma subito a prendere mezzo litro di latte. Sono indegno di te. La filarmonica. Banane e tamponi. L'uno per mille. E c'era un ragazzo che come me amava Drupi e Sharon Stone. Vero? 11 dicembre 1944. L'11 dicembre 1944 nasce per la prima volta Gianni Morandi. Io e Gianni siamo nati lo stesso giorno, l'11 dicembre, siamo palindromi. Morandi a dicembre compie 76 anni, ma sembra un ragazzino. Visto dal vivo mostra la metà, 46. Visto in televisione ne dimostra 26. Visto a distanza, 10 km, lontano, sembra un bambino di 6 anni. Gianni Morandi, la più amata dagli italiani. Il più amato dagli italiani. La persona più amata dagli italiani. È gerundio. Congiuntivo. Gianni Morandi è nato l'11 dicembre 1944, secondo la questura 6 marzo 1952, per esempio. A Monghidoro, in provincia di Bologna o Forlì, dipende da dove sei. Gianni Morandi nasce a Monghidoro, il suo parto fu un parto difficile. Per sbaglio l'ostetrica lo tirò dalle mani, infatti Gianni Morandi ha le mani quadrupede, ha 4 volte la larghezza normale, a mani grandissime, 70 cm per 70, e lo soprannominano Superman, è soprannominato. Ha 4 sorelle, di cui 3 maschi. Un fratellino piccolo, uno più grande e uno più medio. Alla sua nascita suo papà voleva essere presente al suo parto, in sala parto, mentre la mamma preferì restare fuori, aveva paura di svenire. Sua madre ebbe un travaglio durato 12 giorni, è nato l'11 dicembre, ma la madre voleva farlo nascere a Natale, ma non c'è riuscita. Il suo sogno era fare l'artista, da grande voleva fare il cantante, l'attore. Voleva fare il teatro, la televisione, il suo sogno era fare le telepromozioni dei materassi come Giorgio Mastrota. Il padre di Gianni da bambino gli faceva ascoltare i dischi di musica classica, ma Gianni non piacevano, li lanciava dalla finestra, lui da piccolo invece gli piaceva la musica dei giovani, G-Ax, Tiziano Ferro, Gianni Morandi nasce in segreto, i genitori fanno tutto segretamente, per evitare folle di curiosi, fotografi, paparazzi, giornalisti, telecamere. Altrimenti ci sarebbe stata un'invasione. È nato Gianni Morandi, facciamo la fotografia. Oggi è nato Gianni Morandi e facciamo la fotografia. Ma come facevano a sapere che... Questi paparazzi sanno tutto. Nel 1964 conosce una ragazza, Laura Efrikian, e nel 1966 si sposano. Bambini, non fatelo a casa. Gianni... Ormai lo sanno anche i muli, ha una figlia segreta. Non è vero. Sì, ha una figlia segreta. Si chiama Fatima, ha 48 anni e Gianni le ha dedicato una canzone. Fatima, andare dalla mamma a prendere la casa. Gianni da ragazzo era molto timido con le ragazze. Se una ragazza lo invitava a uscire, lui inventava mille scuse per non uscire. Stasera mi devo fare lo shampoo, devo fare il militare, non so cosa. Era timido. La prima notte di nozze, per timidezza, Gianni l'ha passata da solo nel garage. Gianni fa ginnastica, scia sui terreni, tutte le mattine fa 40 km col taxi. Però. Gianni è anche appassionato di paracadutismo, di cavalli, ma a poco tempo allora si lancia col paracadute e con tutto il cavallo. Nel 1958 ha provato anche a fare il pugile, ma non è andata bene perché aveva le mani troppo grandi e non gli entravano i guantoni. Da ragazzino lascia il nord
perché non c'era lavoro ed emigra, cerca lavoro al sud, qui in Campania. Andava in giro e vendeva i dischi per strada. Accattatevi questo, accattatevi quello, accattatevi questo, accattatevi quello, accattatevi i dischi. Ne vendette tantissimi di Claudio Villa e il suo slogan era accattate Villa, accattate Villa, accattate Villa. Quando Gianni iniziò la sua carriera come cantante fu soprannominato immediatamente, in meno di 30 secondi, l'Aquila di Ligonchio. Che era Iva Zanicchi, secondo me? Entrambi. Ah, entrambi. Due A. Era un periodo dove si usava dare soprannomi agli artisti. Mina, la tigre di Cremona, Sandokan, la tigre della Magnesia, la triglia di Sulmona, la pantera vola colomba, Passerotto non andare via, il gelante della gallina, cioè. Gianni è un artista completo, ha 360 giri. Da piccolo sente cantare Louis Armstrong e decide cosa vuole fare da grande. Vuole diventare nero. Il teatro Gianni lo scopre giovanissimo. All'età di 10 anni i suoi genitori lo portano a teatro a vedere Bologna Fiorentina. Al cinema iniziò la sua carriera come controfigura di Fabio Testi. Ma non è vero. Nelle scene d'azione faceva la controfigura di Fabio Testi. Ma non è vero. E come controfigura di Nadia Cassini nelle scene di nudo sotto la doccia. Negli anni 70 ha un periodo di fermo. Nel periodo di fermo Malgioglio, Ghistiano, Malgioglio, aveva scritto una canzone bellissima, molto bella, e l'ha dato a Gianni e gli ha detto: caro Moratti, ho scritto una canzone per te, bellissima, per te, bellissima. E allora a questo punto, per un equivoco, Loredana Bertè fece: sei bellissima, la doveva fare Gianni. Gianni Morandi nel 1987 vinse il festival assieme al trio, Morandi, Lopez, Solenghi. Il trio, sicuro, con la canzone Si può dare di più. Sicuro, sì. Gianni Morandi ha sempre detto in tutte le interviste, radio, TV, giornale, cinema, ospedale, manicure: Tozzi e Ruggeri sono due miei grandi amici, ma Tozzi molto, molto di più. Tozzi molto di più. Lo sospettavo. Gianni Morandi ha anche condotto nel 2011 e nel 2012 due edizioni del Festival di Sanremo e le ha vinte entrambe. Il pubblico lo ama. A fine spettacolo tutti in piedi gli fanno la station wagon, tutti in piedi. Il pubblico con le sue canzoni che conoscono tutti, tu le conosci anche tu. Beh, certo. La prima l'abbiamo sentita tutti. Andava a centro all'ora per trovare la bimba mia. Yeah, 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 yeah. Io voglio per me le tue carezze. C'era un ragazzo che come me... Ah, mamma, i Beatles. Tutto il pubblico, vedo che il pubblico... Tutto, la sanno tutti. Banane. Lampone. Scende la pioggia. Ma che fa? La fisarmonica. Stasera. Suona per quella, quella sera. Che tu... andasti via, io ci rimasi male, tanto male, è, e la mattina poi vidi letto vuoto, era vuoto. Non la, la conosci? Ma sì, sicuro che non la conosci questa canzone? No, ma è di Gianni Morandi. Questa l'ho scritta io per Gianni Morandi, sperando che la faccia. Viva, 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 viva al finale. Viva, viva Gianni Morandi. Gianni Morandi. Grazie. Vite, opere e mani di Gianni Morandi in tutte grazie. Le librerie, edicole, farmacie. Farmacie. Grazie. Nino Frassica. Grazie, grazie. Grazie al pubblico.